Ciao a tutti e benvenuti a Pillole di Benessere by Alcarotti con Carla. Ciao a tutti, eccoci anche oggi con una ricetta facile e veloce. Vista la stagione ho pensato di proporvi una vellutata tiepida di zucchine. È velocissima e ultra sana, ve lo posso assicurare. Io qui ho un chilo di zucchine verdi già sciacquate, le tagliamo anche grossolanamente e le mettiamo in una pentola come questa. Questa dose dovrebbe essere sufficiente per 4 persone. Mettiamo praticamente tutto a freddo, le zucchine, la cipolla, anche questa tagliata grossolanamente, aggiungiamo un po' di sale grosso e un po' di acqua. L'acqua deve essere proprio poca, non deve coprire le zucchine perché già loro ne rilasciano. Piuttosto ne andremo ad aggiungere dopo se vediamo che non è sufficiente. Copriamo e lasciamo stufare fino a quando zucchine e cipolle non saranno morbide. Le nostre zucchine adesso sono cotte, sono belle morbide. Raccomando soltanto che le zucchine siano fresche, quando le acquistate belle verdi e sode, perché altrimenti c'è il rischio che siano amare. Mini bimbe, direttamente qua. Frulliamo fino ad ottenere un impasto bello omogeneo, molto liscio. Mescoliamo un po', lo lasciamo intiepidire. Mescolando così piano piano anche l'aria che la vellutata ha inglobato con il mini pinner esce, si può servire così com'è oppure con della roviola, a seconda dei gusti. Io questa sera ho deciso di servirla con la roviola. Lasciamo sciogliere e poi la serviamo con un po' di olio extravergine d'oliva, un goccino, dei crostini oppure dei semi o di girasole o di zucca, come in questo caso. Ecco pronta la nostra vellutata tiepida. Buon appetito!